Ciao amici e bentornati sul mio canale. Spero con il video della settimana scorsa di non avere, diciamo, demotivato o smontato troppo le vostre convinzioni su Amazon Alexa, ed è proprio per questo che il video di questa settimana, invece, che è la seconda parte, parlerà del perché ha senso acquistare Amazon Alexa. Anche perché, come ben potete capire, il video della settimana scorsa era un video chiaramente provocatorio, dato che per uno che vi dice che non ha senso acquistare Amazon Alexa e poi in casa ne ha, come potete vedere, ben due, beh, forse i conti non tornano molto. E allora con il video di questa settimana volevo spiegarvi proprio in quali casi e per quali applicazioni questo aggeggio Amazon Alexa è veramente una forza, ma ve lo dico chiaramente dopo la sigla. Eccoci qua. Allora, come potete vedere, sulla tavola della mia cucina campeggiano ben due Echo Dot. Uno l'avevo acquistato già qualche tempo fa perché volevo provarlo, volevo vedere di cosa si trattava, e uno l'ho acquistato durante i Prime Day, quando veniva venduto alla cifra di 19,90 euro, e come vi ho già detto nel video scorso, a quella cifra, anche solo lui, senza tutto quello che vi farò vedere, di cui parleremo oggi, è già un ottimo affare. È un ottimo affare perché questo piccolo oggettino, lui è l'Echo Dot ed è il più piccolo della famiglia Echo, ha delle funzionalità che già di suo sono molto interessanti. Quali sono? Prima di tutto ha uno speaker molto potente, di una ottima qualità audio, e ha dei microfoni che sono molto ricettivi. Qua sopra dovrebbe averne, se non sbaglio, 4 in tutte le direzioni, per cui quando voi parlate, anche se c'è del rumore di sottofondo, se ci sono altri rumori ambientali, diciamo, quindi se non c'è proprio silenzio o se siete anche da un'altra stanza, lui vi capirà, quindi capirà quello che parlate e quindi recepirà molto bene le vostre richieste. E soprattutto ha un'integrazione con il machine learning, intelligenza artificiale, vi dicendo, che gli permette di capire cosa gli state chiedendo e di darvi sempre delle risposte abbastanza calzanti. Nel video scorso vi ho fatto vedere che anche altri assistenti vocali, come quello di Google, come quello di Microsoft, come quello di iOS, hanno delle funzioni interessanti, per cui vi fanno delle ricerche, vi dicono delle cose, vi dicendo, ma questo sicuramente come assistente vocale, tra quelli almeno che ho provato per il momento, è quello, diciamo, non dico più intelligente, ma che capisce, diciamo, più facilmente quello che gli chiedete, anche se non glielo chiedete con, diciamo, la cosiddetta formuletta esatta che lui si aspetta, e ha già di suo delle integrazioni come Amazon Music, Spotify e molti altri siti online che vi permettono di già di suo chiedere delle cose e lui vi parlerà, vi darà delle risposte abbastanza esaustive, come ad esempio è in grado di leggervi le ultime notizie, leggervi l'oroscopo, chiaramente leggervi il meteo. Questa è una cosa che avete visto che lo fanno tutti gli assistenti vocali, ma potete anche chiedergli di fare delle ricerche su internet e lui vi darà comunque dei risultati e ve li, diciamo, ve li dirà a voce. Non avete bisogno, come su altri dispositivi e su altri assistenti vocali, di andarle a leggere sullo schermo del dispositivo. Ci tengo a precisare che in questo brevissimo video vi farò vedere alcune delle cose che è in grado di fare l'Echo Dot, perché io possiedo solo questo, e lo faccio proprio perché questo qui, diciamo, è la versione più base. L'Echo Dot Plus integra anche il Lab di Zigbee, per cui anche se i dispositivi non sono attivamente compatibili con Alexa ma solo con lo standard FTT, lì è possibile controllarli. Ad esempio potete utilizzarlo per controllare i dispositivi della Philips Hue, che per interfacciarsi con Alexa avrebbero altrimenti bisogno di un loro hub proprietario, vi dicendo. E poi ci sono altri dispositivi della serie Echo,
come ad esempio l'Echo Show, che ha un bello schermo, mi permette di fare le chiamate con Skype, cioè, diciamo, sono tutte cose in più che si possono fare, oltre a quelle, a tutto quello che è già in grado di fare questo dispositivo. Ma finito il pippone introduttivo, vi faccio vedere un paio di clip così capite di cosa stiamo parlando. A dopo. Alexa, accendi luci cucina. Alexa, metti luci cucina sul blu. Alexa, metti luci cucina sul bianco. Ah, e queste sono forse le applicazioni smart che mi piacciono di più. Alexa, accendi TV. Avete visto? Alexa, cambia canale 6 su TV. Fantastico. Alexa, accendi il ventilatore. Ah, questa sì che è vita. Alexa, spegni tutte le luci. Eccoci qua. Allora, dopo queste breve clip in cui ho cercato di darvi un assaggio un pochettino di quelle che sono le potenzialità di Alexa con i dispositivi connessi, volevo un attimino spiegarvi brevemente di cosa è composto questo, diciamo, setup smart che ho tentato di illustrarvi. Prima di tutto, voi avete la possibilità di collegare alcune lampadine come questa qui, lampadine che hanno un costo dei 12, 15, 16 euro a seconda del modello, della potenza, della luminosità, dell'intensità della luce e via dicendo, e quindi la funzione più comoda è quella che potete accendere o spegnere le lampadine semplicemente col comando vocale. Poi avete la possibilità di comandare dei dispositivi elettrici molto semplici tramite delle prese smart che andrete a accendere o spegnere, come ho fatto io con il ventilatore, e poi tramite dei dispositivi appositi un pochettino più sofisticati, come questo hub infrarossi della Broadlink, avete la possibilità di comandare altri dispositivi, come ho fatto io con la televisione. Questo qui è un oggettino molto interessante che sicuramente vi descriverò in maniera un pochettino più esaustiva in un video apposito, perché vi dà la possibilità appunto di controllare tutti i dispositivi dotati di un telecomando infrarossi. In questo caso io ho impostato soltanto il mio TV e il mio set-top box, il Mi Box, ma questo ad esempio potete utilizzarlo, diviene molto comodo per controllare ad esempio anche i climatizzatori, per cui pensate alla comodità di impostare delle routine su Alexa, delle programmazioni che, diciamo, una mezz'oretta prima che voi arrivate a casa, lui fa partire il condizionamento dell'abitazione, per cui voi arrivate e trovate già tutto quanto fresco. Vi ho fatto vedere solo pochi esempi di quello che in realtà può fare questo Amazon, l'integrazione di questi dispositivi smart con Amazon Alexa. Ad esempio, io in salotto ho un lampadario molto bello con tutta una serie di bulbi e incandescenze intrecciati, e chiaramente in quel caso non ho potuto sostituire banalmente la lampadina, ma con un dispositivo come questo, uno switch wifi della Sonoff,
voi avete la possibilità di mettere questo dispositivo tra i fili che arrivano dal soffitto e il vostro lampadario e voi potete comandare questo in maniera che vi fate accendere o spegnere il lampadario senza dover passare dall'interruttore. Poi, ripeto, i dispositivi che si possono connettere ad Alexa, come anche a Google Home, sono tantissimi. Io, ad esempio, ho acquistato anche un termostato per la caldaia e ce ne sono un'infinità, veramente. Fatevi un giro su Amazon. Tra l'altro, lì i dispositivi che funzionano con Alexa sono segnati proprio poco sotto il prezzo, c'è proprio un'iconcina scritto Work with Alexa, funziona con Alexa, per cui le possibilità sono infinite e vi dà la possibilità questi assistenti vocali di Amazon con appunto una spesa molto piccola di trasformare una casa, un impianto tradizionale in un impianto connesso e smart. Capite che la possibilità quando uscite di casa, come nel mio caso, di dire Alexa spegni tutte le luci e in automatico Alexa sa già quali sono tutte le luci perché gliele avete impostate e ve le spegne tutte lei senza dimenticarsene nessuna, questa è già una cosa molto bella. Ma se vi impostate tutti quanti gli scenari che ad una determinata ora del giorno accende il climatizzatore piuttosto che accende il riscaldamento, piuttosto che quando arrivate ci sia un sensore che quando gli passate davanti vi accende le luci del vialetto, piuttosto che quando aprite la porta di casa vi accende determinate luci, vi dicendo, beh ragazzi, qui veramente si aprono delle possibilità infinite. Detto questo, io spero con questa breve clip di avervi dato un'idea del vero valore aggiunto di Amazon Alexa, che è quella delle skill, delle integrazioni con tutti i vari dispositivi che si possono interconnettere. E questo, vi dico la verità, nessun altro sistema se non eventualmente quello di Google Home, anche se ultimamente si è un po' perso il progetto, è un pochettino arenato, adesso ha cambiato nome, ma eventualmente ne parleremo in maniera esaustiva di Google Home in un altro video. Diciamo che il valore aggiunto che ha Alexa con la possibilità di interconnettere tutti questi dispositivi non l'ho trovato in nessun altro sistema. Di tutti i dispositivi che avete visto o di una panoramica di questi dispositivi che ho usato, sto usando e che userò perché il setup della mia casa è ancora da finire, ve ne parlo sicuramente in un altro video. Con questo è tutto, spero di aver stimolato, stuzzicato un po' la curiosità di andare a giocare un pochettino anche voi con Alexa e con tutti i dispositivi che si possono connettere. Vi invito come sempre a seguirmi sul mio profilo Instagram che vedete passare qui in sovraimpressione, perché lì vedete sempre quando mi arrivano i dispositivi, quando faccio le prove, le anteprime, vi dicendo le mie prime impressioni, le metto sempre lì. Con questo è tutto, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel like, iscrivervi al canale che come sempre per voi è gratuito e per me è un grosso aiuto. E con questo è tutto, vi saluto e ci vediamo come sempre qui sul mio canale YouTube con un prossimo video. Ciao da Fulvio!